Come Confindustria siamo a conoscenza che c'è una buona parte di persone non vaccinate e per venire al lavoro sono obbligati a un tampone periodico che ha una durata dai 2 ai 3 giorni. Ecco, su questo cerchiamo di organizzare dei punti degli hub dove è possibile attraverso degli infermieri dare la possibilità di poter far tamponare quelle persone che al momento non hanno ritenuto opportuno di doversi vaccinare. Per l'impresa chiaramente un po' di difficoltà c'è uno perché non sappiamo chi è munito di Green Pass permanente, diciamo con lunga durata, e chi non lo è. Pertanto questo rende più difficoltoso anche la programmazione delle attività. Su questo c'è un confronto che stiamo facendo con anche le forze sindacali per riuscire quantomeno a trovare un punto di convergenza, a far sì che questo problema diventi non un problema ma un qualcosa che si possa tranquillamente introdurre all'interno delle attività con le persone, dando alle persone la possibilità di potersi fare il tampone e venire a lavorare. Le farmacie non riusciranno, credo, per il numero di persone non vaccinate a sopperire questa affluenza di persone che si vogliono ottenere il Green Pass attraverso il tampone, perché non c'è solo il dipendente dell'impresa privata ma anche quello pubblico, e nelle imprese difficilmente in ambito produttivo è difficile fare delle attività in smart working, pertanto la presenza è obbligatoria. E cercheremo, ecco, appunto, di dare tutto il sostegno possibile come Confindustria alle imprese e ai collaboratori delle imprese per poter facilitare con dei punti di incontro per il tampone.